anch'io, molto Ape Maia io stasera, ma naturalmente l'ho fatto proprio per rendere omaggio a questa società importante, a questo gruppo che come tutti gli anni da tradizione si ritrova per accogliere questa nuova stagione molto importante, l'Olimpia, questa società dell'Olimpia è nata nel 93-2013, è anche una bella cifra tonda. Allora oggi naturalmente parleremo con i dirigenti, parleremo con gli allenatori di questo, ma soprattutto i protagonisti sono i bambini, i ragazzi, questi sportivi in nuce, questi che potrebbero diventare i grandi calciatori di domani, e voi naturalmente che li conoscete molto bene. Come me. Iniziamo. Samuele Sbrighi, intanto ringraziamo Samuele che oltre che bellissimo è anche simpatico da morire e che viaggia per l'Italia anche stasera. Deve essere a Bolzano, pensate voi stasera. Allora iniziamo con, sapete come si iniziano le cose quando si fanno le cose fatte per bene? Io non lo so. Con un inno, l'inno della S Olimpia Firenze, l'Olimpia Calcio. Partiamo subito, allora chiedo al nostro Radovan se è pronto, perché insieme all'inno arrivano anche tutti i ragazzi, ma proprio tutti, dai più piccoli ai più grandi. Vai con l'inno! Io mi metto qua vicino a te e lo canto qua. Comunque vada vincerò, io gioco a calcio per passione, sentissi i brividi che ho proprio in mezzo a una grande azione, ma è l'amicizia che mi dà la forza per giocare bene. Fra noi non c'è rivalità e sbagliando si cresce insieme. Prova, ecco qua. Bisogna credere nei sogni, ok, grazie. Ma senza illudersi però, per lotta io vado qua in mezzo a loro, che mi diverto, vai! Olimpia, forza ragazzi andiamo, la favola... Eccoli qua! Eccolo, vai il pubblico con l'applauso, bravi! Ricordatevi quello che vi ho detto, Samuele, corri più te dei bambini, forza bambini! Ragazzi, tutti, dalla terza fino ad arrivare ai pulcini e piccoli amici, tutti li ho ricordati, quasi. Poi uno per uno, ogni squadra sarà protagonista di questa serata insieme. E pensate ciao a tutti! E pensa un po', Carlotta, che questa che sta entrando è solo una squadra, perché l'allenatore voleva la panchina lunga. Quindi le altre entrano dopo, non sto scherzando. Cellulare, Ciao Ettore, ciao! Grazie di esistere, dicono tutti! Samuele, ma lui? Com'è lui? Lui è fantastico, lui è il tigre d'oro, è già... È la mascotte! È già l'idolo! Sei bellissimo! Ciao! È il Messi dell'Olimpia lui, Come va, tutto bene questo ingresso in campo? Come ti chiami? Ronaldo? Ah, Leonardo, perché se si chiamava Ronaldo già il cartellino, insomma, partiva, ce l'aveva già lui, Lasciamo un po' questa bella canzone che è di Beppe D'Arco, tra l'altro, un grande della musica. Comunque vada, vincerò, che è una bella frase. Bello, bello, bello. Carlotta, siccome questa sera lo spettacolo sarà in campo, ma noi vogliamo sorprenderti, sarà anche fuori lo spettacolo, ragazzi, siete pronti? Al mio tre, partiamo da qua, 1, 2, 3, vai su! Bellissimo questo inizio, bravi! Ciao!
È bastato vivere una volta, vedo. Quando c'è da fare casino, prendono subito. Allora, intanto che i ragazzi stanno facendo questo bel giro del campo e poi si metteranno seduti ognuno nelle loro postazioni, è il momento di chiamare il presidente, il presidentissimo dell'Olimpia, Pierfranco Nardini. Piero, eccolo. Bambino, un super applauso per il presidente della vostra società. Io per un attimo pensavo che fosse un fuoriquota, uno dei calciatori dell'Olimpia, invece è il presidente. No, è il presidente. Buonasera. Buonasera a tutti. E congratulazioni per questa bella atmosfera. Grazie, è sempre un piacere essere qui, una festa con questo grande pubblico. I nostri ragazzi è la nostra soddisfazione più grande. Allora, in questi casi si dice sempre traguardi, mete da raggiungere. Parliamo un po' poco del passato, che comunque è molto buono perché gli ultimi risultati sono veramente eccellenti per questa società, e di quelle che sono poi i sogni per la stagione a venire. Il passato è un passato di grande gloria, di grande, abbiamo vinto 3 campionati, un'impresa impensabile all'inizio della stagione scorsa. 3 campionati che ci hanno permesso quest'anno di fare i tornei e i campionati più importanti che la federazione organizza. Le aspettative per il futuro sono di fare bene e soprattutto di dare gioia a tutti i nostri ragazzi, a tutti i nostri bambini che vengono qua a lietare le nostre giornate. Presidente, lei stasera ci porta anche i saluti di Giovanni Gaglio, una persona importante per questa società. Ah, sicuramente, una figura importantissima. Abbiamo il piacere e l'onore di avere una scuola calcio intitolata a lui. Abbiamo l'onere e l'onore di organizzare un grande memorial che è in memoria di suo figlio, che è scomparso ormai anni fa, anche Nicolò, che a quest'anno abbiamo organizzato il 12° torneo. L'anno prossimo sarà il 13°. Quest'anno ha avuto un successo imponente, c'è stato delle richieste di squadre professioniste, tra cui l'Inter, di venire a partecipare per la prima volta, e quindi abbiamo allargato ancora di più la platea delle squadre che partecipano. Una soddisfazione importante e infinita per tutti. Insomma, essere presidente di una realtà così, in questo momento della nostra società italiana, ma così viva e così reale, concreta, questa società, proprio io entrando me ne rendo conto, no? Che cosa vuol dire essere presidente? Avere una responsabilità, avere un piacere, avere un divertimento, un po' tutto, immagino. Sicuramente è un insieme di cose. L'espressione di un presidente non sono io solo, faccio parte di un gruppo di amici che abbiamo il piacere di mandare avanti questa società, un consiglio direttivo formato da 16 persone. Io rappresento la presidenza, ma è solo perché abbiamo la necessità di avere un presidente. Siamo un gruppo che lavoriamo insieme all'unisono, tutti agli stessi livelli, tutti alla stessa responsabilità, tutti allo stesso piacere, insomma. Presidente, grazie, grazie infinite. Naturalmente ringraziamo, oltre al presidente, anche altre figure di riferimento nella dirigenza, che sono Marco Valenti, Filippo Braccini e Fabio Matteuzzi. Accanto a me adesso però vorrei, proprio per iniziare, Andrea Gatensi, che oltre che un grande amico